Buongiorno e buon weekend a tutti. Io questa mattina mi sono svegliata, ho fatto un minimo di colazione perché avevo famissima e mi sono preparata, adesso sto andando in palestra ad allenarmi. Poi ho già portato le buste della spesa per fare un pochino di spesina e niente, quindi let's go. Go. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Allora, allenamento finito. Sto andando a fare la spesina. Vediamo cosa trovo oggi. Allora, spesina fatta. Sono stata anche abbastanza veloce. C'era bordello di gente, però col fatto che ho preso la pistola, non so come chiamarla, mi trovo benissimo. Per il momento non mi hanno mai fatto richiesto di rileggere gli articoli, quindi velocissima. Allora, incominciamo con lo svuota la spesa di questa settimana. Ho voluto provare questi yogurt della linea Sempre Piacersi. Non lo so, mi ispirava giusto se voglio fare qualche merenda colazione. Le mie solite uova e poi ho preso anche uno yogurt greco, giusto se devo fare qualche ricetta. Poi mi sono presa un minestrone perché sono nel mood minestrone. Zucchine, i miei gnocchetti alla tirolese buonissimi. Mozzarella sempre della solita linea. Patate, mele, banane, finocchio e ahimè non so perché mi sono fatta ispirare da un cavolfiore che non cucino da non so quanto, forse non ho mai cucinato, quindi non lo so, faremo qualche ricetta questa settimana, vediamo. Poi vediamo qua, allora vabbè, dei fazzoletti che mi servivano, latte, poi c'è sempre la promo, quindi io prendo questo latte di soia senza zuccheri, maionese. Poi mi sono presa del pane per oggi a pranzo, pesce, grandino che lo divido in due volte, pollo che invece lo dividerò in più volte ma mi piaceva un sacco il colore. E poi mi sono presa giusto un bagnoschiuma quando vado in palestra piccolino, tra l'altro ha un profumo buonissimo, con estratti di fiori d'arancio, olio essenziali di alloro e cannella, buonissimo. E poi, visto che il mio l'ho finito, volevo provare questo qua. Questo burro d'arachidi della linea Sapori Idee. Vediamo, vi farò sapere. Allora, spesina ritirata. Sono molto contenta. Dobbiamo pensare a qualche ricettina. Aiutatemi se avete qualche ricettina. Questa settimana voglio cimentarmi in qualcosa. Tipo quella che ho fatto l'altro giorno, quella zuppa con i ceci. Non so, voglio fare qualcosa anche con le verdure. Cercherò e vi farò sapere che cosa mi viene in mente. Nel mentre mi sto facendo un po' di pollo per oggi a pranzo col finocchio e il pane che ho comprato fresco. E that's it. Poi se riesco lavo il bagno, mi faccio una bella doccia, mi coccolo un po'. E poi oggi pomeriggio vado al cinema. E non vedo l'ora. Popcorn, filmettino con le mie amiche. Pollettino alla piastra. E poi ho fatto un po' di gnocchi. di finocchi conditi con questa qua, l'aceto balsamico, che mi piace un sacco. È tra l'altro l'unico aceto che bevo. Cioè che bevo, ma non ce la faccio più oggi. L'unico aceto che riesco a mangiare, perché boh, l'altro aceto difficilmente sulle insalate, sulle cose lo riesco a mangiare. Forse un po' perché parto prevenuta, perché so che non fa bene per lo stomaco, per i miei problemi vari, e quindi lo escludo. Allora, sono un po' sfatta perché ho appena finito di mangiare, mi sono messa a fare una lavatrice e ho pulito il bagno, così nel mentre che finivo il bagno ho finito la lavatrice e ho già steso, ho sistemato un po' la camera perché era un bordello
E adesso mi riposo giusto un attimo, mi accendo una candelina per creare una buona atmosfera, una profumata e bella atmosfera qui in camera. Mi guardo un episodio, aspetto che il bagno finisce di asciugare il pavimento e poi vado a farmi la doccia e mi preparo. Mi sono fatta una bella doccia, forse ho capito che il problema dei miei capelli era lo shampoo, perché ho provato i campioncini e di fatti ora li sento più leggeri e puliti. E niente, quindi ora mi sono preparata, sono pronta per andare al cinema, quindi let's go! Allora, arrivate al cinema, la Chiara mi ha fatto fare delle strade qui per Padova in mezzo al tram, io già panico. Ora recuperiamo l'aereo, prendiamo i popcorn e andiamo a vedere cosa vediamo Past Lives. Eccoci lì. Ma raga, c'è scritto 17:20 però. Ovviamente popcorn per me. È online il bando per l'ammissione ai corsi triennali del CSC, Scuola Nazionale di Cinema. Allora, è un cinema molto piccolo, ma guardate io che sono bassina. Vedo perfettamente perché il nuovo film di Elisa Puzza, schermo è alto, quindi anche sulle teste Marco Polo, vedo. Attualmente in fase di riprese. Allora, il film è finito. Ma io sono... La Grace non accetta che questo film non abbia un finale. Ma... No, Irene, allora... Io, il primo film che ho visto che mi ha lasciato questa sensazione, lo stavo guardando con i miei genitori, e ero come te, ma ero piccola, e avrò detto a mia mamma, ma com'è possibile che questo film non finisce? E sono andata avanti, avanti, avanti a lamentarmi di sta cosa, e poi lei mi fa, questi sono i film per gli adulti, a mio Ho visto per la prima volta un film per adulti. No, allora io non accetto che questo film finisca così. Ora non vogliamo spoilerare perché magari qualcuno deve vederlo, ma io sto qua ancora un po' perché secondo me fanno vedere ancora qualcosa. Cioè, non può finire così. Loro tranquillissime che dicono che è normale che sia finito così. Io era no. Il modo in cui doveva finire. No, non era il modo in cui. Era dove volevano portare. E loro dicono che era dove volevano portare. Ma Grace vuole solo storie con lieto fine. Io voglio storie con lieto fine. Aspettiamo un attimino. Questo è a modo suo, se si chiamano una volta. Sì, ma esatto, che lieto fine state parlando? Hanno messo le cose in chiaro. No. Si sono detti le cose che volevano dirsi. Sì, che cosa volevano dirsi? Che tristezza. Però è assurdo. Che erano l'uno lo kunuyaki dell'altro. Ma no, perché... Vabbè, no, cioè io non so se lo però consiglio. Però pensa a scrivere un film e fare un film in cui non è essenzialmente successo nulla. Ma è stato di impatto, cioè era tutto su l'intreccio, la provvidenza, ma non è che sono successe cose avvincenti. Ma no. Pensa a scrivere. Vabbè, niente, non lo so, vabbè. Non sono convinta io. Vabbè. Non sono convinta. Eccomi tornata a casa. Tra l'altro ci ho messo una vita perché ero a sud di Padova, mi ha fatto fare tutta la tangenziale e la superstrada. Ci ho messo una vita. Non ho neanche trovato parcheggio, l'ho piantata lì, speriamo in bene. E quindi mi faccio una cena super veloce. Per fortuna avevo comprato la mozzarella, quindi mozzarella, un po' di finocchi, il pane e via. Comunque, non lo so, allora, le mie amiche ovviamente hanno detto no, non puoi non consigliare di vederlo, a noi è piaciuto. Sì, è molto lento, questo sicuramente ve lo devo dire. Però ecco, non è male. È solo che io non me l'aspettavo finisse così, quindi però dai, ci può stare. Fatemi sapere se andate a vederlo o se l'avete visto perché sono veramente curiosa di sapere la vostra opinione. E niente, io allora cenetta veloce e mi strucco, mi metto poi a posto per dormire. Tisanina pronta e anch'io. Quindi niente, vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati con me, vi invito a lasciarmi un like per sostenermi e a condividere questo contenuto. Se vi va, mi trovate anche sui social e noi come sempre ci diamo appuntamento a domani. Ciao!